Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post grande schermo. Torniamo nella Parigi del 1895 per raccontare il cosiddetto Affair Dreyfus, l'affare Dreyfus. Una storia di innocenza e pregiudizio che il regista Roman Polanski porta sullo schermo nel film L'ufficiale e la spia, Leone d'argento a Venezia. Protagonisti Louis Garrel e Jean Dujardin, tra antisemitismo e battaglia per la verità, il film mette in scena temi molto attuali anche oggi, come ci raccontano Luca Barbareschi, che del film è diretto da Polanski e coproduttore, e la bellissima Emmanuelle Seigné, attrice e moglie di Polanski. Sentite. Il primo consiglio di guerra del governo militare di Parigi ha riconosciuto l'imputato Dreyfus Alfred colpevole del reato di alto tradimento. La punizione che abbiamo inflitto a Dreyfus mostrerà al mondo come trattiamo i traditori. Perché è importante di raccontare questa storia, che magari abbiamo anche studiato nei libri di scuola, però che un film la racconti oggi in maniera così forte? La storia si ripete sempre. Questa vicenda parla di antisemitismo, che è ancora molto forte dappertutto in Europa e nel mondo. Poi c'è il tema del razzismo, la paura dell'altro, dello straniero. Sono tutti temi sul tappeto. C'è la questione della verità. Non si è colpevoli solo perché si è accusati di qualche cosa. Se scoprissimo che Dreyfus non è il traditore, dovremmo agire rapidamente nell'interesse dell'esercito. Colonnello, lasciate perdere. Sono loro i capi. Noi eseguiamo gli ordini. Non voglio avere un altro affare Dreyfus. Non è un altro affare Dreyfus, generale. È lo stesso. Come tutta un'istituzione come l'armée? È incredibile come un'istituzione intera, come l'esercito francese, abbia deciso di tenere nascosta la verità. Si progredisce, ma in sostanza l'essere umano resta lo stesso, fa gli stessi errori, non impara dalla storia. Per questo è importante ricordare ai giovani questa storia. Il apprend pas de sa propria storia. Dov'è il dossier segreto di Dreyfus? D'ora in poi me ne occuperò personalmente. Intercettano la mia corrispondenza e mi pedinano. Puoi provare tutto questo? Vorrei evitare uno scandalo. È già uno scandalo. Questa parola verità fa sempre un po' paura, no? Anche perché è difficile definirla. Chi la stabilisce? Però il film parla di questo. Però è, diciamo, la verità assoluta forse non c'è, ma un tendente a matematico, a infinito verso la verità è quella, non so come dire. E poi questo è interessante perché Roman Polanski non è un ebreo ortodosso, non è un ebreo, cioè è ebreo perché ha una storia ebraica, ma non ha voluto fare un film ebraico. Io ho molto apprezzato, una volta Roman mi ha detto che gli avevano offerto di fare Schindler's List e lui non l'ha fatto, e poi ha preferito fare The Pianist. E devo dire, col senno di poi, vedendo i due film, il film di Spielberg è un film molto ebraico, molto col finale dedicato a tutte le vittime dell'Olocausto, un po' fuori tempo se vuoi, perché poi nel frattempo ci sono stati tanti altri olocausti, c'è stato quello in Africa, i curdi, gli armeni, e quando Roman ha fatto Il pianista ha fatto un film sul perdono, cioè il punto di vista di Roman è sempre un film, è un punto di vista molto laico, molto attento. L'ultima inquadratura del pianista, quando lui guarda i soldati nazisti, c'è pietà, è come nella casa degli spiriti di Isabella Allende, no? Cioè lei non è che perdoni i torturatori, ma capisci le ragioni storiche. E in questo film lui racconta in maniera come Occam, in maniera precisa, una vicenda. È un film d'arte e l'arte deve farti uscire pensando, elaborando. Se no è noioso, se no ci sono i professori. Cari amiche e cari amici, vi ricordo la serata Tutto Cinema in programma oggi su TV 2000. Si comincia alle 21.15 con il film Le stagioni del cuore, con il premio Oscar Sally Field. Subito dopo, alle 23.10, ci ritroviamo con Effetto Notte, il nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Incontreremo le voci italiane del cartone Frozen e poi Christian De Sica e Antonio Albanese. Il post torna lunedì, sempre al termine di TG 2000. Arrivederci.